and action. Ma fatemi il piacere, ma che storie sono queste? Non vergognatevi! Lei dunque non ci crede? Ho detto di farmi il piacere. Non facciamo scherzi, caro Chiarchia, sedete qua. Non mi s'accosti, se ne guardi bene, vuole perdere la vista degli occhi. Seguitate? Vabbè, quando sarete comodo. Io vi ho mandato a chiamare per il vostro bene. Lì c'è una sedia. Sedete. Per il mio bene. Per il mio bene, lei dice. Ha il coraggio di dire per il mio bene. E lei si figura di fare il mio bene, signor giudice, dicendo che non crede alla jettatura. Volete che vi dica che ci credo? Io vi dico che ci credo. Va bene. No, signore, lei c'ha da credere sul serio. Sul serio. E non solo. Deve dimostrarlo, istruendo il processo. Vedete, questo sarà un po' difficile. E allora me ne vado. E via, sedete! Vi ho detto di non fare storie! Io storie. Non mi cimenti. O ne farà una tale esperienza. Si tocchi. Si tocchi. Ma io non mi tocco. Si tocchi, le dico, sono terribile, sa? Basta, Chiarchia! Non mi seccate! Sedete e vediamo di intenderci. Vi ho fatto chiamare per dimostrarvi che la via che avete scelto non è propriamente quella che vi condurrà a buon porto. Signor giudice, io sono con le spalle al muro, dentro un vicolo cieco. Di che porto? Di che via mi parla? Ma di questa via per cui avete incamminato e di quella per cui voi avete esporto querela. Già l'una e l'altra, scusate, ma sono proprio tra di loro così. No, signore. Pare a lei, signor giudice. Come no? Là nel processo accusate due persone di diffamazione perché vi credono jettatore. E ora qua vi presentate da me, così, in veste da jettatore, e pretendete anzi che io ci creda alla vostra jettatura. Sì, signore, perfettamente. E non vi pare questa una contraddizione? Mi pare un'altra cosa, che lei non capisce niente. Dite, caro Chiarchia, no? Magari questa è una sacrosanta verità. Ma abbiate allora la bontà di spiegarmi perché io non capisco niente. La servo subito. Mi dica un po', lei sa o non sa che il figlio del sindaco ha chiesto il patrocinio dell'avvocato L'orecchio? Lo so. Lo sa che io... Rosario Chiarchia, io stesso sono andato dall'avvocato L'orecchio a dargli sotto mano le prove del fatto. E cioè che non solo da più di un anno io mi ero accorto che vedendo passare la gente faceva le corna o altri scongiuri più o meno puliti, ma anche le prove, signor giudice, prove documentate. Testimonianze irrepetibili, su cui è costruita incrollabilmente, la mia fama di jettatore. Ah, voi, voi siete andato a dare le prove all'avvocato avversario. All'orecchio. Sì, signore. E allora vi confesso che capisco ancora meno di prima. Meno? Lei non capisce niente. Scusate, siete andato a portare codeste prove contro voi stesso all'avvocato avversario. Perché? Per rendere più facile la soluzione di quei due? E allora perché vi siete querelato? Ma in questa domanda, appunto, è la prova, signor giudice, che lei non capisce niente. Io mi sono querelato perché voglio il riconoscimento ufficiale della mia potenza. Non capisce ancora. Io voglio che venga riconosciuta ufficialmente questa mia terribile potenza, che ormai è l'unico mio capitale, signor giudice. And cut.